Buongiorno e benvenuti in questo mio nuovo video, sono Gaia e questo è il mio canale YouTube. E sì, come appena detto al titolo e visto la copertina, in questo video vi andrò a mostrare i miei regali di Natale. Penso sia una delle mie tipologie di video preferite da guardare e registrare, perché non lo so, mi attira un sacco dire tipo quei video dove mostrano tutti i loro regali di Natale e adoro mostrarveli io. Quindi niente, questo video è troppo bello, cioè io adoro questi tipi di video. E direi subito di partire. Anzi, prima di partire, come in ogni video di questo genere, farò la solita premessa, ovvero questo video non è fatto per vantarmi, però penso ci siate arrivati da soli, però non si sa mai, lo dico perché può sempre servire. E nulla, adesso direi subito di partire. I primi regali che vi andrò a mostrare in realtà non sono veri e propri regali di Natale, ma sono i regali che ho vinto la tombola, che comunque è roba carina e utile, quindi ve la mostrerò lo stesso perché secondo me è roba bella, insomma. Il primo sono questi acquerelli qui, che in realtà mi servivano un sacco, perché i miei acquerelli sono tutti distrutti. Con i buchi hanno passato le peggio cose e quindi mi servivano assolutamente un po' di acquerelli nuovi, anche perché voglio imparare a fare quei disegni tutti belli artistici con gli acquerelli e niente, quindi super approvati. Poi queste gommine qui che si attaccano sopra le matite, oddio, metti a fuoco, che mi servono, cioè secondo me sono utilissime perché io ho un problema con le gomme, ovvero che le perdo in continuazione e poi le ritrovo 4 mesi dopo, quindi c'è un accumulo di gomme in camera mia che è una cosa proprio spaziale. Ero convinta appunto di non avere più gomme, invece ne ho ritrovate tipo 4 dentro al cassetto riordinando l'altro giorno e non lo so perché c'è questo accumulo di gomme pazzesco. Invece sono felice di aver ricevuto queste qui perché sono piccoline e si attaccano alle matite e almeno così non le perdi e secondo me sono davvero utili. Poi due penne cancellabili più le ricariche, il DAS terracotta, chiamatelo come vi pare, non so come definirlo, però vabbè, tipo la roba per modellare, insomma, che in realtà volevo un sacco di tempo perché io adoro fare le creazioni queste qui ed è già da un po' di mesi che avevo finito il DAS, quindi sono felice di averlo ricevuto perché almeno posso fare un sacco di creazioni e niente, io sono molto felice. E infine questo block notice, che è un bellissimo block notice dove attualmente ho scritto la scaletta per registrare i video perché altrimenti vengono un caos. Passando ai regali veri e propri, invece ho tantissimi oggettini piccoli perché dovete sapere che io preferisco avere tanti oggetti piccoli e pacchetti da aprire piuttosto che un regalo grande e quindi ai miei genitori per Natale ho chiesto un gigantesco ordine di Shein di roba inutile però bella, cioè tipo voi ogni oggetto che vedrete direte ma che ti serve? E la risposta sarà niente perché è inutile però è troppo bello, capite? Niente, questo è il mio ragionamento molto logico, però ok, direi subito di partire. La prima cosa che vi andrò a far vedere è in questo sacchettino, cioè la prima cosa soltanto perché ho qui l'ordine, dato che assolutamente non mi sarei mai ricordata tutti gli oggetti che c'erano, perché sono davvero un sacco. E niente, questo qui è il primo oggettino che voi vedete in questo sacchetto minuscolo, tra l'altro, e sono semplicemente delle lenti da attaccare alla fotocamera, cioè una cosa pazzesca. Che tipo si mette questo mollettone sulla fotocamera, adesso non ho il mio telefono, quell'altro sto registrando, quindi ve lo faccio vedere su questo. Tu tipo attacchi qui il mollettone, ci metti delle specie di questi, che sono dei piccoli obiettivi, cioè in realtà non so bene come definirli, che in teoria si dovrebbero aprire. Ecco qui appunto aperto, e questi sono tipo dei mini obiettivi molto carini. Uno è il fisheye, non so come si dica, mentre l'altro in teoria doveva essere uno zoom, ma non zoom, cioè mi rimpicciolisce i video. Sicuramente sono io che lo uso male, però ok. Sì, questo rumore è perché è appena caduto uno dei due. Appunto, come vedete, questo qui più grande è il fisheye, non so come si dica, e quest'altro più piccolino era lo zoom. La seconda cosa sono queste liane finte di erba, perché vi giuro che io ho cercato ovunque e non le ho mai trovate, cioè tipo ho cercato ovunque dai cinesi, nei negozi, non si trovano, non lo so perché, però alla fine le ho prese su Shein, sono costate tipo 1 euro penso, e niente, devo ancora decidere in realtà bene dove attaccarle, perché le volevo attaccare sulla testa del letto, però non lo so, non mi convince molto, devo solamente decidere un posto dove attaccarle, pertanto a breve uscirà il room tour aggiornato, quindi lo vedrete. Poi questa pinzetta qui, che è stracarina, cioè sembrano tipo quelle aesthetic, molto carine, molto, molto belline, che però io ho un problema gigante, perché avendo tipo troppi capelli non riesco mai a metterla ed è un problema abnorme, tipo adesso ci proverò per dimostrarvi che ho un problema col metterla. No, vi giuro, adesso che l'ho messa a casa non riuscito a metterla. È il karma, palesemente mi sta punendo. Cioè, ogni volta che la volevo mettere non ci riuscivo. Oggi che l'ho fatto a caso per dimostrarvi che non ci riesco, ce l'ho fatta. Adesso la terrò lo stesso addosso perché se la tolgo potrei non riuscire a rimetterla mai più. E niente, io
ma sì, da così. Andando avanti, e per non perdermi in discorsi inutili come la mia pinzetta, ho preso poi questo qui, che in realtà è un terpiede molto simile a quello che ho, perché quello che ho è questo qui, che però è di ferro ed è un pochino più ingombrante rispetto all'altro, perché qua poi manca anche un'altra parte ed è un pochino più ingombrante. Quindi ho preso questo qui per quando devo fare i vlog e per quando devo magari registrare delle cose, mi serve un treppiedi piccolo. Ho preso questo qui, che è stracarino, ha tipo le tre braccia classiche e questo coso che si può mettere in verticale o orizzontale. Ho preso poi la cosa più costosa sempre di tutto l'ordine, sono queste perline qui, che niente, sono praticamente una scatola gigante di perline, perché non ne avevo in casa, io adoro fare i braccialetti, quindi niente, le volevo troppo, con le pinzette e due cose di fili. Tra l'altro ne ho già fatto uno che è questo qui e mi piace un sacco, eccolo qui, niente, sarà carino, ovviamente lilla, cioè che vi aspettavate, ho scritto Gaia, non lo so, mi piacciono un sacco queste perline, approvate. Poi ho preso una striscia LED, tipo quella che ho attaccata alla porta, però niente, l'ho messa semplicemente di fronte a me, magari ve la faccio vedere nel room tour, perché adesso non c'è senso che stacco il telefono dal cavalletto, è semplicemente una striscia LED. Ho preso un sacco di cover, perché non ne avevo appunto per questo nuovo telefono e quindi ne volevo un pochino, perché io adoro cambiare cover, è una cosa strabella, poi adoro abbinarci tipo gli sfondi e vi farò un video anche su quello, perché sono molto fiera degli sfondi nuovi che ho fatto. Comunque le cover che ho preso sono 5, in realtà 6, perché una l'ho presa doppia, però è ancora chiusa, quindi in realtà sono 5. E sono questa qui, che penso sia una delle mie preferite, con la notte strada di Van Gogh, strabella, metti a fuoco, niente, l'adoro troppo. Questa qui lilla, con questo robo che si chiude, anche questa mi piace un sacco, ovviamente, che ve lo dica a fare, l'adoro perché è lilla, cioè, guarda che bella, cioè si abbina per tutto lo sfondo. Stupenda, palese. Questa qui nera, che è quella che ho preso doppia in realtà, con il un dragone, strabella. Sempre con la fotocamera che si chiude, perché io ho sempre ansia di romperla. Questa qui con la G, che in realtà è l'unica che non ho ancora messo, perché mi sembra essere un pochino più meno resistente e proteggente degli altri, però comunque bella lo stesso, ovviamente con la G, perché, cioè, che ve lo dico a fare, perché mi chiamo Gaia. Niente, bella. E infine questa qui, che è quella che ho su praticamente sempre, che è quella un po', non è, in realtà non è proprio morbidosa perché dentro è rigida, però ti dà quel vibes un po' di morbido e niente, mi piace un sacco, è così. E qui tra l'altro anche, non si vedranno mai però, ah sì, si vedono, delle finte cuciture. Niente, strabella, questa penso che sia quella che ho messo di più in questi giorni in assoluto, perché mi piace troppo. E queste qui erano un po' tutte le cover. Poi ho preso questi post-it segnapagina, super mega carini. E sì, qui sì, si sono tutti staccata la colla, mi è arrivato così, non lo so perché. Comunque questi post-it segnapagina, stracarini, tipo un po' così acquerello. C'erano varie fantasie e te li mandavano random. E pensate un po' che fortuna, me l'hanno mandati lilla. Ditemi che non è un segno del destino, palese. Lilla. Anche questi post-it qui ho preso, che sono trasparenti, e li ho visti su TikTok e mi erano piaciuti un sacco per fare gli appunti, perché tu li puoi tipo attaccare da una parte, ricopri il disegno, poi li attacchi sugli appunti e niente, sono troppo carini, come vedete sono completamente trasparenti, non sono in realtà né opachi né lucidi, ed è una cosa strabellina che ho notato, perché opachi non mi sarebbero piaciuti perché sarebbero stati tipo la carta forno, mentre lucidi non scriveva la matita, quindi sono perfetti e io approvo. Io ho preso questo specchietto qui, che non ci fate caso che è tutto sporco, però l'ho toccato in 200 modi diversi. Niente, anche questo mi piace un sacco, wow, ci sono io. E in realtà non mi serviva a niente, l'ho preso perché era viola e ci stava un sacco con la mia scrivania, parliamone. Niente, questo strabellino, io adoro. Poi, un'altra cosa, che è quel fulmine lì, che non posso farvi vedere perché è attaccato, o forse sì, ok, non riuscito a staccarlo, questo fulmine qui, che è davvero stracarino, mi piace un sacco come ci sta in camera mia, purtroppo più di, non posso portarlo più avanti perché è attaccato alla presa, e niente, stracarino, mi piace un sacco, sembra che devo bastonare qualcuno se lo tengo in mano così, però ok. Poi ho preso questa ring light qui, che è quella che si attacca al telefono, che volevo da un sacco perché, essendo che vlogo praticamente sempre, mi serviva una luce, dato che spesso le mie clip sono molto buie, quindi ho preso questa luce qui, che si attacca in questo modo al telefono, e secondo me è stra utile, non vedo l'ora di utilizzarla e di sfruttarla, perché fino adesso ancora non ho vloggato in realtà dopo i vlogmas, quindi sono un sacco curiosa di provarla. E ha appunto qui dietro il tastino e ha tre modalità di luce, ovvero questa, questa e questa. Niente,
carina. Poi queste qui, che sono penso una cosa, una delle mie cose preferite, ovvero le cuffie. Cioè vi giuro, io ho proprio bisogno di un paio di cuffie, dato che le mie sono mezze scrostate dal colore, con la colla in giro, perché erano tutte spaccate, erano spaccate in due. Quindi ho preso queste cuffie nuove qui, che in realtà pensavo facessero schifo, perché cioè su Shein non è che ti puoi aspettare il massimo. Invece raga, sono strabuone. Cioè, a parte il fatto che quando ascolti la musica un po' si sente fuori, però è una cosa che diciamo a me non interessa molto. Quindi niente, sono super carine. Forse l'unica pecca è che la batteria si scarica un po' in fretta, però per me non è un problema perché sono sempre sotto carica. E niente, sono queste qui che si chiudono anche, quindi perfette, così almeno le posso portare in giro. E vi giuro, le amo, le metto ovunque, me le metto così e io ci vado ovunque, perché sono troppo belle, parliamone. E l'ultima cosa sono questi occhiali qui molto swag, che sono la penultima cosa, non per importanza. E niente, li adoro, sono troppo carini. Adesso ovviamente ciò sembra un po' ridicola perché ho questi sotto, però niente, mi piacciono un sacco e sono arrivati in questa busta di acqui gigante, però non li tengo qui perché questi in questa ci metterò poi altra roba, penso. L'ultima cosa del mio ordine di Shane è questa lampada qui, che è la Sunset Lamp, quella di TikTok. Niente, l'ho adorata, ci ho fatto delle foto strabelle, ve le lascio qui, che sono in realtà anche quelle che ho messo su Instagram il giorno di Capodanno. E niente, è bellissima, vi giuro, l'adoro. Quando l'ho comprata pensavo avesse il telecomandino per fare più colori, invece mi sono confusa io, ha soltanto una luce, che a me è arrivata diciamo quella gialla normale, comunque quella gialla e basta, gialla e rosa. E niente, in realtà è proprio quella che volevo io, quindi perfetta. Top. Finalmente ho finito questa carrellata di roba e direi di passare alle prossime cosine, perché ho ancora qualche altro regalo da far da mostrarvi e sono già 17 minuti di rec, quindi devo smetterla di parlare a caso. Il regalo sono stati questi calzini qui che ho addosso, così con le renne, e sono quelli dentro caldi, quindi sappiate che li ho amati. E sì, sto rivistando in pigiama come sempre. E niente, io adoro i calzini, cioè non so perché la gente odia quando a Natale gli regalano i calzini, però io adoro quando mi regalano i calzini. Cioè tipo, i miei calzini sono quasi tutti di Natale, perché proprio li adoro, sono stracaldi. Poi mi è arrivato anche questo orso qui, in realtà questo è quello di mio fratello, però sono uguali, quindi questo orso qui, che dentro ha tipo delle palline, cioè tipo una sacchetta, non so come identificarla, e si mette in microonde e diventa caldo, tipo borsa dell'acqua calda. E niente, stracarino, lo uso quando c'ho freddo, troppo bellino. Infine, non per importanza, un microfono, che era un sacco che volevo, soltanto che io registro col telefono, quindi devo aspettare per usarlo, di comprare l'adattatore, che così almeno lo posso usare col telefono, perché questo qui è il microfono di marca Avotor, non l'ho mai sentita, però mi sembra abbastanza buona la qualità in realtà, perché l'ho provata sul computer, però non è chissà quanto bene l'ho provata, perché non ho molti programmi a parte OBS che mi va a scatti, quindi non posso provarla chissà in quale modo, però mi sembra abbastanza buono. E ha appunto il, adesso ve lo faccio vedere anche fuori dalla scatola, ha appunto qui il treppiedi, il microfono, il filtro e anche la spugnetta da mettere sopra. Questo qui, come vedete, è abbastanza grande in realtà, ed è quello che si appoggia sulla scrivania. Questo qui è con il treppiedi aperto, se riesco. Eccolo qui. E qui c'è questo cavo che appunto, come vi dicevo, è USB, quindi per il PC. E non vedo l'ora che ordino l'adattatore per il telefono, almeno posso usarlo. E niente, quindi appunto io ho già messo la spugnetta, perché devo fare le varie prove per capire come è meglio metterlo per l'audio, perché non sono molto esperta, quindi devo un po' testare come si utilizza. E nulla, poi vi farò sapere su Instagram, penso. Quindi se ancora non mi seguite, mi raccomando, andatemi a seguire, vi lascio qui sotto il nome di Instagram e qui di TikTok, correte a seguirmi perché lì vi aggiorno di tutto e magari qualche altro regalo che mi arriva, perché per esempio quelli delle mie amiche ve li metterò lì direttamente su Instagram. E niente, questo qui è appunto il microfono, stracarino. Penso sia un po' la cosa, una delle cose che preferisco di tutti i regali, perché lo volevo da un sacco. Penso di aver finito il video, è uscito di 21 minuti, ci metterò una vita ad editarlo, non c'ho voglia, però ve lo faccio uscire il prima possibile ovviamente. E nulla, detto già, questo video termina qui, mi raccomando, se vi è piaciuto iscrivetevi e lasciate like per non perdere i prossimi video. Fatemi sapere cosa avete ricevuto voi per Natale e nulla, ciao!